500.000 euro, questa è la somma scomparsa dalle casse del canile di Rubano tra il 2021 e il 2022. Si tratta di donazioni fatte alla struttura per accudire cani e gatti abbandonati. L'indagine è cominciata la scorsa estate e vede indagato, con l'accusa di appropriazione indebita, l'ex tesoriere Massimiliano Rinaldi, figlio della ex presidente del canile Giovanna Salmistraro. Era stata proprio lei a settembre dell'anno scorso ad inviare la lettera di dimissioni del figlio, dicendo di aver scoperto gli ammanchi e indicando come responsabile. La denuncia però era stata ufficialmente presentata in questura da un'altra componente del consiglio direttivo del canile, che dopo continue richieste non aveva mai visto i registri contabili. Ne era seguita anche la nomina di un nuovo consiglio che, a causa della scomparsa dei 500.000 euro, si era trovato poi in difficoltà nella gestione della struttura, che ad oggi ospita un centinaio di cani e una quarantina di gatti abbandonati. A quanto pare i soldi sarebbero stati sottratti dall'ex tesoriere per riparare un debito di gioco. La procura vuole chiarire come mai la ex presidente e l'ex commercialista revisore non si siano accorti prima di un ammanco così consistente di denaro.